Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. So bene che le missioni di Yo-Kai Watch 4 non sono granché divertenti da guardare, ma vanno fatte per aumentare il livello della squadra e dei personaggi in modo da poi poter affrontare le sfide più divertenti, tipo quelle al Sumo Kai che richiedono un livello incredibile. E non solo quelle, anche altre missioni secondarie interessanti, importanti e molto difficili. E poi serve anche tempo per alcune parti della patch che ancora devono essere tradotte. Mancano solo 4 missioni, quindi siamo addirittura d'arrivo. Ma la missione che andremo a fare oggi, io potrei veramente fare queste 3 insieme magari in un altro video. Inseguimento al massimo, l'apprendista e eroi moderni, oltre questi 2, da fare in un video a parte per loro. Poi abbiamo potere celeste, una fiamma perduta. E il Sumo Kai poi è una figata assurda. Io ho tradotto 2 missioni, le 2 missioni finali del Sumo Kai, e sono divertentissime. E il nemico è una bestia incredibile. Quindi oggi andremo a fare eroi moderni. Ci vuole il livello 40, quindi non è che sia proprio una missioncina così. Ok? Allo Yo-Kai World del passato. Ma questi poi non sono eroi moderni, stanno a Yo-Kai World del passato, vivono quindi nel passato. Se non sbaglio si trovano vicino ai ristoranti perché gli eroi, o meglio gli eroi, questi tipi di eroi, Incantella e Nuvola Azzurra, e sempre là se ne vanno. Guardalo, il ciaddone. Salve umani, io sono Nuvola Azzurra, un eroe che combatte per la giustizia. Siete detective yokai, giusto? Un team composto da umani e yokai che si aiutano a vicenda. Fantastico. Sì, siamo davvero così famosi? Già, a tal proposito avrei una richiesta per voi. Potreste ascoltarmi? Mantello degli eroi come ricompensa e un bel po' di punti esperienza. Il capo degli Yo-Avengers, Nuvola Azzurra, ci ha chiesto di aiutarlo a reclutare nuovi membri. No, ok. Ho sentito che nella vostra squadra c'è un eroe che protegge i più deboli. Dovrebbe essere un tizio muscoloso che indossa una tuta viola. Ah. Sì, certo, te lo dico io. Devo metterlo in squadra, quindi, mi sa. Come tutte quante le altre missioni che richiedono di mettere un membro davanti. Sì, ce l'ho, eccolo. Certo, ce l'ho. Tree, ovvio. Quale altro, se no? Esatto, è proprio lui. In effetti è un nome piuttosto strano. Ma è lui lo Yo-Kai che sto cercando. Non ho mai visto nessuno tanto esaltato per un nome così semplice. Va bene, e ora che ci siamo ricordati il suo nome, lottiamo. Ah, non dovevo metterlo in squadra? Non vedo l'ora di sfidarvi di nuovo. Beh, certo, perché non ci può sfidare? Voglio vedere quanto siete migliorati dall'ultima volta. Quando è che abbiamo lottato la prima volta? Ma comunque, lottiamo. Apprezza la nostra grinta perché abbiamo detto che lo sconfiggeremo a tutti i costi. Pog, ci siamo. Ci ha messo un po' a caricare come sempre, ma sta cagnato proprio. Bello. Vai! Shadow Saido! Ah, che cavolo, ho premuto. Perché ho premuto? Bene. Oggetto raro? Ok. Bello. Andiamo un po', colpo infernale. A colpo lucente, ma a me sembrava una carica più che un colpo lucente. Vai. Bene, bene. No, con me. Ok, ci sto prendendo un pochettino con Link, ma non importa. Diciamo che sto cercando di lottare un po' con tutti, perché sennò non c'è gusto. E poi possiamo fare anche gli Energimax, quindi. Vediamo un po', c'è qualcos'altro qua in giro da raccogliere? Ok, mi ha curato. Aiuto, mi insegue! C'è un maniaco, polizia! C'è un maniaco! Ok. Mamma mia, ma che succede con Link? Oh! Fa sempre colpo critico. Ma sì, va bene. Dov'è? Puntalo, per favore. Non me lo puntava più. L'avevo rimesso il mirino. Ma insomma, lotta abbastanza facile. Oh, il sushi riccio di mare, io vorrei provarlo un giorno. Sapete però che del riccio si mangiano i genitali. Guardalo.
Hai visto Summer? Sono il numero uno! No. Summer non è impressionata. Fantastico amico, da lotta con i fiocchi. Ora che mi hai battuto, permettimi di farti una richiesta. Ti andrebbe di unirti al mio team di Yovengers? Eh? Che cosa? Hai capito bene, amico? Aiutaci a proteggere Yokai World. Davvero mi stai chiedendo questo? Dopo tutto questo tempo, finalmente! Non mi sarei mai aspettato che qualcuno riconoscesse il mio valore. Ma un attimo, se mi unisco a lui, chi si occuperà di proteggerti, Summer? Non preoccuparti per me, Tri. So badare a me stessa. Dici sul serio? Bene, deciso allora. Ho già un incarico per te. La mia collega, Incantella, mi ha segnalato che Deadpool è tornato a ronzarle intorno. Ma poverino, dategli un attimo di respiro a Deadpool. Caspita, non promette per niente bene. Perché? Vuole solo corteggiarla. Dobbiamo fermarlo, Nuvola Azzurra! È questo lo spirito giusto, amico. Forza, diamoci da fare. Io vado avanti intanto. E tu preparati a raggiungermi al più presto. Ma, tipo... Bisogna quindi sconfiggere anche Deadpool. Ok. Mi pare giusto. Ah, ma stanno qua sopra? Interesting. Hoppla. Sì, vabbè. Potevo evitare. Dunque. Oggetto così a caso. Incantella! Come va? Salve? No, non lo sopporto quel Deadpool. Ma un attimo. Voi siete amici di Nuvola Azzurra? Capisco. Sì, gli avevo chiesto io di venirmi ad aiutare. In ogni caso Deadpool è quello strampalato con la tuta arancione. Quando so di voi ragazzi, dategli ciò che si merita. Ma perché... Guardate là, sembra che Deadpool sia tornato alla carica per conquistare Incantella. Considera questo come primo incarico in qualità di membro degli Avengers 3. Oh, Deadpool, ascolta. Ma stammi a sentire un attimo, senti. Quello là, quello vestito di azzurro, è un po' un rompipalle, quindi... Non vuole che tu corteggi Incantella perché sai com'è, no? Puoi evitare, per favore? Così almeno la facciamo... La risolviamo amichevolmente, ti do 50 euro e te ne vai, va bene? Eccoti qui, Deadpool. Smetti subito di infastidire Incantella. Perché continui a sorridere? Non ti abbiamo spaventato? Ah, forse dovremmo provare con qualcosa di diverso, ma cosa? Ma perché non ve ne andate invece? Non sto facendo niente di male. Ah, siete ancora qui? Forse una battaglia è quello che vi serve. Un'ottima idea, ma sappi che vinceremo noi. Ah, l'hai detto! Forza, fatevi avanti! E quindi ho fatto bene a dire che vinceremo noi. Tu vuoi perdere, quindi? Ma che yokai sei? Ah, ci mostra anche il sedere. Non lo posso sopportare. Questo è un affronto troppo grande! Carica 3! Ah no, questo è lo scudo, niente, non importa. Wow! E ora, amico mio, subirai tutta quanta l'ira! Dei pugni, pugni, calci, pugni! Bomba! Mamma mia, che bello! Uno, è finita. Se Nate fa il suo Energy Max nuovo fa davvero male, ma tanto, tanto male. A questi livelli, poi figurati. Però quando arriveremo contro certi nemici che saranno tipo 10.000 livelli sopra noi, non sarà molto utile. Mi dispiace averti disturbato, Nuvola Azzurra, ma era necessario. Necessario? Ma se non stavo facendo nulla di male. Perché devi sempre rovinare tutto? Ti sto antipatico per caso? E poi vuoi spiegarmi che succede? Chi è questo sbruffone vestito di viola? Ehi, sbruffone a chi? Scusa, ti sei guardato allo specchio? Ho sentito che il nuovo acquisto degli Avengers è così? Vuoi scommetterci? Ma non è vero, non ricordo di aver mai accettato la tua proposta. Non mi sorprende, tipico di Nuvola Azzurra. Lascia che ti dia un consiglio, amico. Se proprio vuoi diventare un eroe, ti consiglio di entrare nel team di Incantella, gli Incaidibili. Ehi, come sarebbe a dire scusa? Guarda che sono un ottimo leader. Ah, che confusione. Mi state facendo girare la testa. Il cervelletto di Tri non ce la fa, è troppo piccolo, come quello di una salamandra minuscola. Ehi, Tri, perché non ti unisci a loro? Che cos'è che ti frena? Oh? Secondo me è questa la tua strada. Tu sei nato per fare l'eroe. Aspetta un attimo, Summer. Se me ne vado, chi penserà a te? Ormai sono grande, Tri. Posso badare a me stessa. Non pensare a me. Summer... Non è sempre stato questo il tuo sogno? Ora è l'opportunità di renderlo realtà. Realtà. No, non posso. O forse. Io non potrei mai abbandonarti, Summer. Sei troppo importante per me. Te l'ho già detto, so badare a me stessa. Niente da fare, mia cara.
ormai ho deciso. Ti proteggerò per il resto della tua vita. Beh, a quanto pare il nostro triage ha una missione da compiere. Già, ma non trovate che sia un po' insistente? Al limite dello stalker. Ah, per voi è facile parlare. Non dovete certo sopportarlo ogni giorno. Vedrai, Summer, ti proteggerò da tutti i pericoli. Allo sguardo da maniaco, io sarei molto preoccupato per Summer. Oh, Shuden Doji che sarà di livello. Mantello dell'eroe, mi chiedo per chi serva. Ah, qua come va la situazione? Ok, sì, abbiamo già una missione. Però se voglio entrare negli Avengers faccio un fischio. Sì, sì, sì. È un po' che non ne vedevo uno, sinceramente. Da qualche parte dovevano pur stare, no? Illuminazione yokai. Eh beh, grazie. Ah, questo è niente di che perché è facile da trovare. Oggi non si fanno punti extra, ma direi di comunque di concludere con una bella multi. Non è importante per forza fare più punti ogni singolo giorno, però sì, in realtà. Ma non importa, dai. Vediamo un po' cosa offre la slot Oni. Anita. Potrei trovare anche Velenotto del futuro. Oh, grande. Oh, moneta speciale. La uso, la uso. Dai, dai, questa volta la uso questa. Ah, rossa, ok, secondo premio. Anima di Incantella Oro, per carità, va benissimo. Provo un po'. Oddio, tutte quante 5 me le uso queste da una stella, ma ci tanto. Secondo premio, chiave 5 stelle. Perfetto, posso trovare altre monete quindi dentro i portali. Ah, terzo premio. Ma anima insomnia, quindi non è proprio male. Vediamo un po' quest'altra. Blu. Ecco cash d'argento. Oh, grigia, proprio best. Allora, Danz, Banz e Tanz servono tutti e tre per prendere la bici di Jack. La missione richiede di averli tutti e tre. E va bene. Però io già ce l'ho, quindi non mi serve molto. Dovrei aver finito per oggi, vero? Già. Vabbè, comunque sia, non sono state proprio malvagie queste multi, eh? Dai, alla fine. Troppo, troppo. Comunque è importante fare più punti perché Indovolpina vi vende di tutto e di più. Soprattutto queste chiavi. Soprattutto. Ah, ma andremo a farle, eh? Andremo a farle queste. Queste le farò. Non so quanto siano forti, però li farò. Abbiamo anche poi da fare queste due missioni che sono davvero importanti. Più o meno. Però sono da fare. E sono difficili, a quanto pare. Potrei fare questa qua, pericoli estivi. E poi questa, un altro momento. Però nel prossimo episodio penso che andrò a fare... Ne farò due almeno, perché oggi, insomma, abbiamo fatto praticamente niente. Ad ogni modo, amici, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch. Nel prossimo andremo a fare due missioni, perché se no non le finiamo più. In descrizione trovate tutti quanti i link utili per iscrivervi al canale, per seguirmi dove vi pare, se volete. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!